Volevo un tuo giudizio, io ero a Bologna, e, e secondo te è stata più difficile la parata di Skorupski su, uh, su Ivic o quella del, del tuo, penso a, a questo punto grande amico Montipò su Soriano? Pro, proviamo un po' eh, a vedere. Due parate completamente differenti, perché quella di Skorupski non l'ha vista, era un mezzo agli uomini è passata la palla. Quella di Montipò invece era un tipo da lontano che vedeva di più, però personalmente per me quella di, di Lorenzo. Ecco, ti chiedo subito il tuo rapporto con Lorenzo, è stato? Lo conoscevi? Vi conoscevi no, non già? lo conoscevo, Beh, di nome lo conoscevo, l'ho affrontato prima nei settori giovanili, e però ho grande rispetto, Beh, adesso lo conosco da poco, quindi non posso dire neanche di essere amico, però ho grande rispetto e grande rispetto dai. Senti, ti descrivi un po' come portiere e poi l'ultima cosa per me è corretto dire che il tuo allenatore è Cataldi e Cioffi è il direttore tecnico, la metto lì così. No, io beh, vengo allenato dal mister Cataldi però il mister vero è mister Cioffi dai. sono un portiere normale dai, non, non, non so neanche giudicarmi come portiere dopo basta che sono presuntuoso o qualcosa. un portiere normale cerco di fare il meno danni possibile e tutti i giorni lavoro per migliorarmi prego Davide Cailotto Telearena ciao benvenuto Grazie. Ora, porti bene Prima panchina, subito un punto, ma sono cose che contano. Eh, speriamo, speriamo, dai. No, a parte gli scherzi, eh, a livello psicologico, quanto è stato importante sbloccarsi? Avrai percepito no, che c'era la necessità di fare un punto, di comunque insomma, cominciare a muovere la classifica? Eh sì, dai, non era. Beh, avevamo perso una brutta partita con Napoli. Non era facile neanche poi ripartire, però siamo stati bravi e abbiamo meritato un punto, forse pure qualcosa di più. Dai, non... la scuola ha fatto una grande prestazione. Ha fatto com'è essere in Serie A? È un altro mondo, qualcosa che non. È... Vabbè, voi vedete sempre la Serie A, siete tifosi del Verona, lavorate per Verona, ma io ho girato altre categorie. Qualcosa che non. È, è proprio un altro pianeta, è come andare su Marte, sulla Luna, per io. Gli... Per me, che ho fatto Serie C, Serie B è proprio un'altra cosa, è qualcosa che non è decifrabile, spiegabile. Raccontami un po' come ti ha portato qui in Marrocco, insomma, ti era scritto il contratto. Se non sbaglio. No? Sì, ero sotto contratto e ho fatto la risoluzione perché c'erano delle cose che non andavano bene a Brescia. Non, non venivo considerato come dovevo o come speravo che fossi considerato perché venivo trattato un pochino male. Però vabbè, questo è il calcio. Ho fatto la risoluzione, dopo pochi giorni il direttore ha chiamato il mio guidatore e se volessi no, mi Lellas ti vuole, vieni. E io metto andiamo, avere una subito, non ci ho pensato, non ci ho pensato, neanche ci devo pensare, però sono subito in modo di corsa qui. Ultima cosa per me. E com'è questo tourbillon di partenze, arrivi, eh, voci di mercato? A livello di spogliatoio te lo dico? Ma te secondo me a livello di spogliatoio credo che basta che uno guardi la serie A da tutte le parti, sono giocatori che vanno e giocatori che vengono, sia sì, una cosa normale, ma in tutte le categorie, da, dalla serie A alla serie B alla serie C, in tutte le squadre cambiano giocatori, poi chi più, chi meno, ma i giocatori sono abituati a cambiare squadre o vedere compagni nuovi, eh, compagni vecchi che vanno via, non, non influisce, almeno spero. Alberto Prego. Fabri, Ellas Live Ciao Simone, benvenuto anche Grazie. da parte mia e notavo una foto di Davide Casentini insomma voi portiere avete la possibilità di personalizzare molti guanti mm -hmm. e tu hai due nomi che insomma sono tu sei un portiere quindi due parate le più importanti della tua vita sono i sono. miei bambini sono Ginevra e Leonardo infatti ho preso anche il numero 34 che è la somma dei loro giorni di nascita e ho fatto qualcosa per loro ho sempre preso il numero 1 o 12 ho detto dai quest'anno cambio voglio qualcosa che mi appartiene un po' di più, dai, qualcosa di più personale. Unendo proprio al tuo numero di maglia, 34, questo è il terzo consecutivo del Verona. Il, perdone, il quarto consecutivo in Serie A del Verona negli ultimi tre anni sono stati tre anni che immagino tu l'aspettatore li abbia vissuti eh sì, non, so, eh... non dico con la bocca aperta però abbiamo veramente regalato bel calcio eh sì, soprattutto ogni volta che affrontavo Beh, io sono tifoso di un'altra squadra però che vedevo la mia squadra già contro il Verona dicevo, madonna che giornataccia che ci capita oggi eh, sì, il Verona era... ha fatto dei grandissimi campionati ha fatto negli ultimi tre anni bisogna ripartire, come diceva Mr. Cioffi dal DNA che in questi ultimi anni ha evidenziato in giro per l'Italia appunto l'Ellas. E a Bologna qualcosina si è rivisto dopo queste brutte sberle con Bari e Napoli? Eh sì, dedo, abbiamo fatto due brutte sconfitte, però secondo me a Bologna si è rivisto, il. non so se il vecchio Ellas, però si è vista quel DNA dai, che c'era mancato nelle ultime due partite. Ultima per me è... Insomma, hai girato le categorie che noi purtroppo anche di recente <ride> l'abbiamo è vero? E per anni, credimi, e ti hanno formato, e da quel che mi risulta, tu comunque eri uno di quei portieri di cui si parlava veramente un gran bene di te. Allora, tu ridi già perché sai dove voglio arrivare. Voi portieri siete un po' pazzerelli, tutti, è vero? Insomma, guardando voi il tuo fisico, questo non ti manca: i centimetri, in men che meno. Cosa è successo? Quindi, perché? Simone Perilli è arrivato solo oggi in serata. Eh, te ne potrei dire risposte, ce ne potrebbe stare. No, eh, stato... allora, facciamo un 50-50. Colpa mia e colpa di chi sta dietro le scrivanie che decide. Perché il calcio non è né di giusti né dei bravi, ma è dei furbi e dei... di chi è più ammanicato. Quello è poco ma sicuro. Tommaso Badia, Calcio Hellas. Eh, Ciao Simone, benvenuto anche da parte mia. Eh, io volevo chiedarti può approfondire un po la, la trattativa che ti ha portato qui ecco lo chiedi cosa ti ha spinto a scegliere verona <ride> non ho scelto io il verona il verona che ha scelto me è differente <ride> ma chi ha, ha detto ti vuole l'ellas no. non pensavo mi stessi vendendo in giro il culatore ho fatto vabbè, vabbè. non gli ho detto mi stai vendendo in giro ho detto qualcos'altro un po' più spinto però non eh, quando ti chiama l'Ellas, come fai di di no? Nel senso, come ti può passare nell'idea di, di no, non vengo, non vengo. Ok, e poi volevo chiederti, insomma, il, Massimo Cataldi è descritto spesso come un top, insomma, in quello che è, che è il suo ruolo di, di preparatore dei portieri a livello nazionale, è riconosciuto, insomma, il suo, il suo valore. Volevo chiederti un po' com è, come sono stati questi, questi primi giorni sotto la sua direzione. Ecco. I primi giorni abbastanza faticosi, però, come dice sempre lui, sono un portiere che, ha fatto, che adesso ha iniziato a fare la prima elementare, per lui sono un portiere della prima elementare, quindi ce n'ho ancora da strada davanti.